Quanto tempo è passato dall'ultima volta? Ciao amici e bentornati qui sul mio canale YouTube. Benvenuti se è la prima volta che passate da queste parti. No, non mi sono dimenticato di voi, sono stato un po' preso dalle vacanze, giri a destra e a sinistra, ma sono tornato a fare video e oggi voglio parlarvi, anzi voglio fare una recensione più o meno approfondita di un prodotto che mi è stato mandato qualche tempo fa da Roberto Grassucci, in arte Flash Bomb, ossia una di queste fantastiche skin per i Fat Shark. Fat Shark che ho venduto, infatti questo sarà l'ultimo video in cui li vedremo perché ho comprato, non so se li vedete qui dietro, gli occhiali della DJI per passare chiaramente al digitale, anche se manterrò il modulo analogico perché chiaramente andare a switchare tutti i miei modelli sarebbe un pochettino dispendioso. La skin quindi che vediamo oggi è questa bellissima, fatta personalizzata per me in camouflage black and white, sono tre differenti colorazioni e è ispirata ha una skin che avevo visto per il mio smartphone sul sito di Brand. Per chi ha un po' più di dimestichezza con queste cose sicuramente la conoscerà. Quindi nel video di oggi andiamo a vedere come si applica, se è di qualità, se quando la rimuoviamo lascia residui. Già vi dico di no perché ne avevo già un'altra applicata e niente, basta, ho parlato fin troppo, cominciamo. Prima di cominciare con l'applicazione vera e propria vi faccio vedere cosa ci servirà per andarla a posizionare e stendere al meglio. Primo su tutti un phon, magari ne avete uno un pochettino più bello e decente del mio, comunque questo passa al convento, e dell'alcol con un po' di ovatta, con un po' di carta igienica. Questo andrà fatto in maniera preventiva per andare a pulire completamente la superficie dei nostri occhiali, evitando quindi che sia, diciamo, grassa e quindi che la pellicola non vada ad aderire perfettamente. E adesso venite con me qui sul tavolo, vi faccio vedere com'è fatta la skin, come vi arriverà e come secondo me va applicata. Ecco, non sono certamente un drago, ma l'altra volta era venuta abbastanza bene. Ok, la prima cosa che vado a farvi vedere è com'è fatta la pellicola, com'è composta, quindi metto i miei Fat Shark un secondino da una parte e sposto questa al centro dell'attenzione. Non so se si vede nella telecamera, ma penso di sì. Tutta la nostra skin è tagliata per andare ad aderire nelle varie parti dei nostri occhiali, quindi parte superiore, parte centrale, parte inferiore e la ventolina è chiaramente tutto il resto. E questo chiaramente è abbastanza intuitivo, ci basterà andare a staccare la parte corrispondente alla parte dell'occhiale dove vogliamo andare ad applicare e piano piano, stando attenti a non incollarla troppo velocemente e aiutandoci, come vi ho detto, con il phon, potremo andare a farla aderire perfettamente, così da non avere nessun tipo di problema anche quando andiamo a riporla. A questo punto vi faccio vedere, questa è la parte centrale, questa è la parte superiore, questo è il copriventola, questo va a coprire la parte nera qui degli occhiali, esattamente come questa parte qui. Questi sono i buchi della parte inferiore dei nostri Fat Shark, quindi quelli che gestiscono l'IPD, il tracker della nostra testa o l'ingresso HDMI. E chiaramente c'è anche lo sportellino. Qualora non lo abbiate fatto, vi ho detto, andate a disinfettare i vostri occhiali con dell'alcol, puliteli, diciamo, meglio che riuscite. Andate a rimuovere il vostro modulo qui dall'alloggiamento e siamo pronti, quindi direi di levare questa, poggiare questi e cominciare. Per comodità direi di iniziare dalla parte superiore, questa qui, quindi vado a levare la pellicola e vado a procedere nell'applicazione. Chiaramente io il video cercherò di mandarlo velocizzato perché altrimenti ci vorrebbe troppo tempo e perché sentireste chiaramente anche i miei insulti. Certo, non dico che sia una cosa difficile, anzi, però chiaramente non è proprio di una semplicità imbarazzante nell'applicazione, quindi armatevi di un po' di tempo e di un po' di pazienza. Una volta rimossa dal foglio andiamo a centrare i nostri buchi e questa è la prima operazione che chiaramente dobbiamo andare a fare prima di
incollarla perfettamente. Come state osservando, potete aiutarvi con la ventola centrale e piano piano, senza, mi raccomando, senza premere, andarla a far aderire facendo coincidere i buchini, come state osservando. E poi, quando sarete sicuri del posizionamento al 100%, potrete chiaramente andare a premerla e magari scaldarla leggermente. In questo caso ci dovrei aver preso abbastanza, e invece, come state osservando, qui non mi piace come è venuta, quindi vado a risollevarla senza particolari problemi e la ripoggio facendo attenzione a far aderire perfettamente i bordi. Comunque sappiate che non è precisa al millesimo, quindi riuscirete senza troppi problemi ad attaccarla al meglio. Ok, la parte superiore più o meno sono riuscito a metterla al meglio. Chiaramente non l'ho ancora scaldata, quindi non l'ho ancora stesa perfettamente. Ora, aiutandomi con il phon e stando chiaramente attento a non rovinare gli occhiali, gli do una scaldatina veloce. E ora chiaramente il phon non funziona. Diamo una scaldatina veloce e andiamo a stenderla rimuovendo le piegature che chiaramente non ci piacciono. Stendiamo qui bene nella parte anteriore e eliminiamo tutte le piegature, più o meno. Poi ci ripasseremo anche alla fine. Una volta che abbiamo attaccato la parte superiore, chiaramente non è venuta proprio perfettissima. Voi state un po' più attenti di me, che in questo momento sono un po' un caciarone. Passiamo alla parte centrale. Ma prima di passare proprio alla parte centrale, io farei lo sportellino e vi faccio capire subito il perché. Se noi andiamo a rimuoverlo in questo modo, abbastanza semplice, attenti a non rompervi le unghie, possiamo centrarlo perfettamente, chiaramente aiutandoci con il phon, con il pezzo corrispondente della nostra skin. Vado a rimuoverlo e vi faccio vedere come centrarlo al meglio. Come state osservando, sono presenti dei piccoli intagli, non so se si vedono qui sulla nostra skin, che ci serviranno a centrarlo al meglio, perché questo piccolo pezzettino è un po' ricurvo e questo vi posso assicurare che è un problemino. La prima cosa che dovete fare è chiaramente andare a centrare per quanto possibile il buchettino qui. Una volta che avete centrato, fate un po' di pressione nella parte centrale qui e a questo punto, se vi piace come è stato messo, diciamo, io sono abbastanza soddisfatto, passate al riscaldamento. Vedrete che lui tenderà ad attaccarsi quasi in maniera automatica. A questo punto, partendo dal centro, potete
andare verso l'esterno, così, e farlo aderire perfettamente. Come ho detto prima, se ci sono dei punti che non vi piacciono, riscaldate e riapplicate. Come sempre la andiamo a rimuovere da qui e vi faccio capire tra pochissimo perché è la più complicata, purtroppo, cioè è odiosa, ragazzi. L'avevo già provato con la mia vecchia skin e è stato un vero e proprio incubo, perché c'è la parte relativa al naso e la parte relativa al naso purtroppo non è semplice. Quindi in questo caso io ho utilizzato questo phon per appoggiare i miei facial, cercate di metterli in verticale e cercate di centrare tra virgolette le linee dell'occhiale. In questo caso io partirò da sinistra, mi allineo con lo sportellino in questo modo, poi vedo che è storto chiaramente, però si è staccato tutto. Ok, allineato da questo lato, lo posiziono qui, sempre senza premere, faccio un po' aderire, incollo la parte inferiore, così, incollo la parte sinistra, così, e adesso inizia il bello, o meglio, il brutto, far aderire questa parte al nostro occhiale. Sempre il nostro phon, adesso bisogna scaldare parecchio. Come state osservando, la skin diventa abbastanza malleabile, quindi cominciate dalla parte superiore, qui, a farlo aderire all'occhiale in questo modo. Spostatevi qui, vi spostate poi nella parte laterale e riusate il phon. Avete visto, la pellicola è diventata più malleabile, quindi continuiamo a scaldare così, in questo modo, e adesso iniziamo a pregare. Se tutto è fatto per il meglio, queste alette andranno a aderire qui vicino alla regolazione dell'IPD. Dovreste farcela, anche io che non la sto applicando al meglio sto riuscendo nel mio intento. Chiaramente non vi preoccupate se c'è qualche piccola piegatura, perché come vi ho detto la scaldiamo e la andiamo a rimuovere, quindi state assolutamente sereni al 1000%. Se poi avete fatto il danno grosso, chiaramente la risollevate e la andate a riapplicare, ma non credo assolutamente che ci sia questo tipo di problema. Applichiamola qui, l'applichiamo qui, qui la andiamo a tirare un pochettino con la nostra mano perché si sta facendo una piegatura che non mi piace, e qui chiaramente il bello della diretta, il bello del fatto che la sto facendo qui con voi, è che mi si è leggermente rovinata, ma non preoccupatevi perché basterà rincollarla e non ve ne accorgerete neanche. Continuo a stenderla per bene, gli do un'altra scaldata, così, e vado a rimuovere le imperfezioni per quanto chiaramente possibile. Rispetto alla prima skin che avevo messo di Flash Bomb, qui il naso è fatto perfettamente e quindi non ci sarà alcun difetto di piegatura, ma la corrispondenza con i pezzi inferiori sarà perfetta al 100%. Cosa che vi vado a dire, chiaramente se qui vi si è un po' rovinata, se vedete delle piccole piegature, non preoccupatevi perché poi andremo a posizionare le due mezzelune qua, quindi non vedrete assolutamente nulla.
A questo punto, se l'avete messa bene, e non è chiaramente il mio caso, come state osservando qui, potete decidere di andare a applicare il vostro logo Flash Bomb anche qui sulla ventolina o nella parte qui laterale o qui sui vari bordi. Ma io andrò semplicemente ad applicare le scritte Flash Bomb qui per coprire questa parte del naso che, diciamo, non mi piace più di tanto. Quindi, anche in base al vostro gusto personale, andate a staccare le pellicole. Qui Flash Bomb e andate a fare una cosa del genere. Lo posizionate, lo spingete verso il basso in questo modo. E non so più dove applicarla perché comunque per, diciamo, i miei gusti personali più o meno ci siamo. Ho ottenuto degli occhiali personalizzati, chiaramente si poteva andare a posizionare un pochettino meglio e mi piacciono veramente tanto. Il consiglio che vi do è chiaramente di perderci un po' più di tempo rispetto a quello che ci ho perso io, che chiaramente ho anche la telecamera che sta riprendendo, quindi non è proprio agevole pensare sia alla telecamera che ad andare ad applicare la nostra skin e vi posso assicurare che avrete gli occhiali che avete sempre desiderato. Allora, un prodotto consigliato, non consigliato, consiglio di andare a mettere una skin sui vostri Fatshark o no? Beh, è un discorso abbastanza ampio perché chiaramente gli occhiali sono molto molto belli anche così, senza nessuna pellicola applicata, ma se vogliamo andarli a personalizzare senza essere troppo invasivi, quindi senza andarli a smontare, fare la cubicatura o comunque cimentarsi in cose un pochettino più difficili, può essere il metodo giusto. Infatti, in 10 minuti, in 20 minuti, in mezz'ora, poi dipende dalla persona, andremo ad applicare la nostra pellicola, come avete visto, e il risultato sarà molto appagante. Devo dire che la seconda skin di Flash Bomb che utilizzo, lui è bravo, non gli si può dire assolutamente niente, il prodotto è di qualità. E quindi, se volete personalizzare gli occhiali, vi lascio il link qui sotto in descrizione per andarla ad acquistare. Direi che non abbiamo nient'altro da dirci, torneranno presto contenuti educativi, parlerò magari anche degli occhiali, mi sbaglio sempre, DJI che sono qui dietro e del DigiDapter che utilizzo per montare il mio modulo analogico TBS Fusion. Vi ricordo di iscrivervi, like, campanellina, insomma, un po' quello che volete. Grazie a tutti per il supporto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti da Niccolò o Jackass FPV.